Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 30 marzo, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Giornata no, ma alla sera si cambia musica. Tutto il giorno con le pive nel sacco, ma con binomio Venere-Urano, allo zenit in quadratura, diventa un fatto naturale. In più la luna sdegnosa e taciturna non vi guarda nemmeno di striscio. Tra grane di lavoro e tensioni in affari la giornata si trascina lenta, come se l'ora contasse 120 minuti. Se saprete resistere, però, attorno alle 18 la tortura finirà e se sarete arrivati all'ora di chiusura sani e salvi, la serata prenderà una piega piacevolissima. Sostenete il tono emotivo indossando il vostro colore portafortuna, l'arancione, il preferito da Mercurio, che stasera insieme a Giove si impegna a tirarvi su, promuovendo la comunicativa e favorendo i viaggi e gli svaghi. Una coppia molto unita, i partner si amano e pensano al futuro. Coppie che trovano equilibri nuovi e interessanti per far crescere il proprio amore. I single possono sperare di incontrare persone giuste che li amaranno e sapranno creare le condizioni per unioni molto forti. Giornata problematica in cui Mercurio e Marte giocheranno per mettervi alla prova. Alcune persone oggi potrebbero risultare particolarmente irritanti. Venere oggi vi sorride, ci sono concrete possibilità di incontri nuovi e interessanti, anche se siete già impegnate il vostro cuore potrebbe essere incuriosito da persone nuove. Non abbiate nessuna chiusura verso chi, da un passato anche lontano, cerca di farsi nuovamente vivo. Potrebbe avere delle cose interessanti da raccontarvi. Ottime chance per ottenere qualcosa che avete a lungo desiderato, affrettatevi a concludere degli accordi che avete in essere e stringete nuove alleanze sia sul lavoro che in affari. Buona comunicazione. Non tutti quelli che si definiscono amici poi lo sono nel concreto. Cercate di valutare con più lungimiranza chi vi circonda. Il vostro problema, oggi, è che non crederete molto in quello che state facendo. Dovreste impegnarvi di più ma soprattutto crederci di più. Vantaggi da cause legali, e tutto ciò che farai unitamente agli altri. Giorno ideale per terminar lavori pesanti e noiosi. Serata serena e piacevole per certi aspetti. Il partner vi trascura troppo e voi continuate a lamentarvi. Forse è giunta l'ora di metterlo di fronte ad una scelta. Intorno a voi c'è una persona che tiene particolarmente a voi e che non ha il coraggio di darlo a vedere. Se vi interessa cercate di scoprire chi è e di stimolarla. Un giorno di netta ripresa, possibili anche cambiamenti di orizzonte in positivo, per esempio nella situazione abitativa, un cambio di casa o un trasferimento. Novità intriganti in amore. Un pizzico di fantasia sarà quanto vi occorre per trovare la soluzione a un problema di lavoro. Se vi manca il coraggio di affrontare le persone, appoggiatevi a qualcun altro, ma non arrendetevi o l'autorità. Vi contraddistingue un atteggiamento frizzante e colorato merito della vostra scintillante personalità anche in questa giornata. La valenza di segni di fuoco sul vostro cielo è pronta a darvi manforte affinché le vostre prerogative più genuine vengano fuori in tutta la loro intensità. Mettete in scena il calore umano, l'energia, il gusto per la bella vita. Senza scordare la vostra qualità migliore, che è la generosità. Nella vita professionale potrebbero esserci dei ritardi, ma mantieni la calma. In amore. Concentrati sulla solidità della tua relazione e prenditi cura delle persone che ami. La posizione di comando ti porta vantaggi economici, ma non farti ingannare dalle persone false. Avete qualcosa da rivelare alle persone che vi sono vicino? Se la risposta è sì, questa è la giornata più giusta per farlo, altrimenti sarebbe meglio non pensare più a tali inezie. Sarebbe meglio dedicarsi ad altro. Tuttavia la vostra coscienza sa di dovere qualcosa in più a coloro che con voi sono stati sempre onesti e limpidi nei pensieri e nelle parole, dicendovi tutto alla luce del sole e non nascondendovi mai nulla. Imbronciati, colpa della luna solitaria e taciturna imprigionata in dodicesima casa, dove non fa che sfornare sogni bellissimi, ma privi di costrutto e possibilità di realizzazione. Esattamente quello che invece voi vorreste. Sobillati dalla coppia Venere-Urano,
originale e creativa allo zenith, inquadratura al vostro segno. In sintesi, grandi obiettivi un po' sopra le righe, ma nessuna possibilità di realizzarli in tempo, non solo perché manca la pecunia, ma anche l'energia necessaria per metterci mano tenendo duro, anche a costo di fare gli straordinari. Amore ed Eros. Vero che avete grosse responsabilità sulle spalle, ma nulla di diverso di quanto accadeva ieri o l'altro ieri. Diversi casomai oggi siete voi, che puntualizzate ogni dettaglio e ingigantite i problemi, vedendoli in una luce drammatica. Cari Leone, questa sarà una bellissima giornata per le emozioni e questo mese di marzo si chiuderà in crescendo per voi. Cosa volere di più? Per quanto riguarda il lavoro, le stelle vi saranno d'aiuto, quindi aspettatevi nuove proposte. Guardatevi intorno. Se state aspettando delle risposte, le riceverete molto prima del previsto. Non per tutti le risposte saranno positive, ma tranquilli che anche per quelle negative il risvolto non sarà dei peggiori. Buono l'accordo che riuscite a ritrovare questo nuovo giorno di fine mese con la persona che si trova al vostro fianco. Tuttavia, se siete single e avete un flirt o una passioncella sotto mano, questa potrebbe anche trasformarsi in qualcosa di più importante. Il team Mercurio, Sole vi spalleggia dall'Ariete, se siete single e se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 24 al 31 del mese di luglio. Lavoro e denaro. Se svolgete un'attività in proprio oggi, qualche problemino si presenta anche qui, prima gli ordini stentano ad arrivare, poi vi sommergono in una quantità tale da precludervi i programmi per questa serata e per le prossime. Anche in affari andate a rilento, con le antenne spuntate faticate a fiutare la situazione e mettervi al passo con le necessità del momento. Almeno la sera la volete libera, per gli amori, gli spettacoli, il ballo, gli svaghi, ma come dice il proverbio, difficile ottenere in un sol colpo sia la botte piena che la moglie ubriaca. È una fase altalenante e la giornata vi mette a dura prova, vi ritroverete a fare i conti con problemi che riguardano il passato, per non farvi ingurgitare dai pensieri restate concentrati sul presente. Prendete in carico una situazione lavorativa che appare all'inizio complessa. La competenza che avete maturato in tanto tempo di esperienza di lavoro, vi sostiene però, nell'arrivare pian piano a costruire quel che, dall'alto, vi è stato richiesto. Saranno i vostri stessi colleghi a incoraggiarvi e a farvi proseguire nella strada intrapresa, saranno loro a darvi gli stimoli giusti per giungere alla meta come a voi più piace, da veri trionfatori. Benessere. A fregarvi stamani è la cervicale, se andate soggetti a questo disturbo e il clima non è particolarmente asciutto, qualche segnale vi arriva già al risveglio. Anche la digestione non merita la palma d'oro. Perciò si raccomandano pasti moderati, l'insoddisfazione non si placa affondando i denti in panini e brioches. Siete da invidiare in tutto e per tutto. Dite no allo stress e a chi vi provoca tensione. Avete dentro una forza nuova e chi vi sta intorno è conquistato dalla vostra voglia di rinascere? Per lei, in gamba come siete, quando sul lavoro c'è un intoppo finisce sempre sulla vostra scrivania, non prendetela come una iella, questa è pura strategia, lo sanno tutti che risolverete a tempo record. Per lui, in ansia per un parente che non sta bene ma rifiuta di andare dal medico. E allora chiamatelo voi, dopo il suo responso sarete più tranquilli. Colore delle emozioni, arancione. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 9, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.